nata la rete nazionale WISP per le carceri per promuovere attività motoria e sportiva negli istituti di pena. Abbiamo in collegamento con noi Antonio Iannetta, dirigente WISP e manager del sociale. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Buongiorno Antonio, allora come diceva giustamente Elena, lei oggi è qua per parlare con noi di questo nuovo progetto il cui scopo è quello di portare lo sport nelle carceri. Sì, è un progetto che si rigenera, userei questa parola, nel senso che WISP è impegnata da oltre 30 anni nel proporre attività motoria sportiva. In questo momento c'è stato un nuovo coordinamento, un nuovo rilancio di quelle che sono le attività sportive proposte all'interno degli istituti penitenziari. E qui ci sono poi una serie di esempi molto, molto chiari che mostrano l'attività nel concreto e che danno anche delle prospettive a chi in questo momento sta scontando una pena e quindi ha di fatto un transito all'interno degli istituti. Ecco, facciamo proprio qualche esempio di che attività sportive parliamo e di quali istituti penitenziari. Allora, in questo particolare momento siamo impegnati presso l'Istituto Minorile Cesare Beccaria di Milano per un'iniziativa che partirà proprio oggi, il 29 giugno, il 30 giugno al 31 agosto, con circa 33 ore di piscina ogni settimana, 5 giorni su 7. Questo verrà garantito da nostri operatori che entreranno all'interno dell'istituto, 7 istruttori, 3 operatori, 4 assistenti bagnanti. Fin qui sembra un'attività ordinaria, no? Si apre una piscina e si fa fare attività motoria ai ragazzi detenuti all'interno dell'istituto. In realtà il progetto prevede proprio un vero e proprio insegnamento di quelli che sono non solo gli aspetti di natura tecnico-sportiva, ma anche quei valori, quel rispetto delle regole, quelle tipiche, no? Quella tipica dimensione educativa che lo sport ha, dando anche una prospettiva su quello che può essere il loro futuro, avvicinandoli proprio al tema dell'assistente bagnante come un possibile anche lavoro in futuro, una possibile prospettiva, quindi anche non solo sport. Oltre a questo progetto della piscina, sono in programma anche altre attività sportive in altre carceri? Sì, diciamo che questi, per essere precisi, riguardano esercizi di acquaticità, tecniche di base di nuoto e trasporto, salvataggio, apnea e anche giochi collettivi da fare in acqua. In particolare, comunque, a livello lombardo siamo impegnati in tutte le aree metropolitane, ex province, con i nostri comitati territoriali. Le attività vanno dalla ginnastica, diciamo, più ordinaria al tennis, per esempio, al carcere di Bollate, all'equitazione, dove, non so se vi è noto, comunque c'è all'interno un maneggio, quindi ci sono delle attività che vengono favorite dai nostri operatori, dai nostri dirigenti all'interno degli istituti di pena, cercando sempre di dare un valore che non è solo quello della pratica motoria, che sicuramente serve ad allentare le tensioni che si vengono a creare durante i periodi di detenzione, ma anche a dare delle prospettive, perché no, di quello che può essere anche una futura nuova vita in ambito lavorativo e sportivo. Quali sono le difficoltà e quali approcci sono necessari per far sì che dei ragazzi che stanno sicuramente attraversando un periodo complicato della loro vita possano guardare a queste attività col giusto punto di vista? Guarda, ti parlo anche come esperienza personale, nel senso che il nostro percorso all'interno di un'organizzazione, di un ente come WISP, è fatto anche da attività concreta. Io stesso ho fatto parte della squadra di calcio del Beccaria, ormai sono passati molti anni. Però uno dei grandi temi da affrontare era il rapporto tra i ragazzi detenuti e la presenza anche degli operatori della polizia penitenziaria, che è assolutamente fondamentale nel quadro di un'organizzazione interna. C'è sempre stata una grande collaborazione, addirittura nell'esperienza vissuta di questa squadra di calcio c'erano comunque degli elementi importanti di organizzazione, di programmazione, di pianificazione, non solo degli allenamenti ma anche delle partite, che avevano come dimensione quella sempre di giocare in casa, no? Può essere un elemento simpatico, ma sì, è ovvio che le squadre ospiti avevano di fatto un trattamento importante anche per dimostrare che gli istituti di pena possono essere dei luoghi
non solo di detenzione, ma di recupero, di riscatto sociale, di alternativa a quella che è stata la vita fino al momento della detenzione. Ecco, dal nostro punto di vista, lo sport è uno strumento di recupero, di inclusione sociale e che tende a favorire un po' nella nostra mission, no? Tutti, nessuno escluso, ecco. Elena? Sì, allora io volevo intanto ricordare la mail che avete messo a disposizione, rete nazionale carceri @wisp.it, quindi magari vi si può chiedere anche delle ulteriori informazioni. E Assolutamente sì, certo. poi volevo chiedere a Antonio Iannetta come sono state disegnate proprio queste attività, se ad esempio avete fatto riferimenti a esperienze magari in altri paesi, a modelli che avete insomma individuato anche in altri paesi. Allora, WISP Nazionale è da sempre impegnata anche nella cooperazione internazionale in paesi in conflitto, in guerra, in paesi, diciamo, in via di sviluppo, quindi ha un'esperienza importante anche in territori dove di fatto c'è una volontà da parte del nostro gruppo dirigente di intervenire su progetti che hanno forte impatto sociale. Per quanto riguarda l'esperienza propria all'interno degli istituti di pena, cerchiamo sempre comunque di fare riferimento a un quadro europeo anche di relazioni e di rapporti. C'è una settimana particolare che viviamo con particolare interesse, che è quella della Mood Week. Facciamo parte dello di organismi comunque internazionali che si mettono a valutare quelle che sono le buone pratiche all'interno degli istituti di pena, e quindi di fatto c'è un confronto anche su quelle che sono le esperienze in altri istituti che non sono solo quelli italiani. È ovvio che potete ritrovare tutto quello che dico anche con maggiori dettagli e approfondimenti sul nostro sito, ed eventualmente chiaramente segnalandovi chi nei diversi territori, nelle diverse realtà, fa esperienze diverse in base anche all'esigenza del singolo istituto, cioè non c'è un unico progetto che di fatto recupera quelli che sono gli elementi chiave della nostra proposta sportiva, ma c'è anche la possibilità di studiare insieme dei percorsi particolari ad ogni istituto in base anche alle strutture sportive che si hanno e agli spazi, diciamo, di natura tecnica dedicati ad alcuni sport. È ovvio che questo è estremamente importante. Abbiamo detto che quest'estate sarà dedicata fondamentalmente al nuoto, alla piscina. Possiamo poi aspettarci che da settembre magari possano essere sviluppate un altro tipo di attività, magari più invernali? Certo, come dicevo prima, ci sono attività legate al calcio, attività legate all'utilizzo degli attrezzi da palestra, attività ginniche, cioè anche durante il lockdown i nostri operatori hanno cercato di produrre dei video per non lasciare soli i ragazzi e per comunque mantenerli come dire, in allenamento, che poi non è solo un termine di natura sportiva. Ma come dicevo prima, è fondamentale allentare le tensioni, soprattutto quando si parla di minori che ci sono all'interno della dinamica della detenzione, quindi aspetti psicofisici che sono estremamente importanti non sottovalutare. Anche il fatto di aprire una piscina durante il periodo estivo all'interno dell'Istituto Minorile Beccaria, chiaramente in accordo con l'amministrazione del carcere, è sicuramente un elemento importante per garantire non solo la qualità, diciamo, all'interno dell'istituto, ma anche un certo grado di benessere che di fatto non dovrebbe mai mancare nei nostri istituti di pena. Come diceva lei, fondamentale è il ruolo degli addetti ai lavori, degli istruttori, che immagino non debbano soltanto avere delle competenze tecnico-sportive, ma anche a livello psicologico, avendo a che fare con dei ragazzi comunque con dei problemi. Sì, c'è sempre comunque un'assistenza legata a questi aspetti che di fatto riguarda poi anche il personale interno e le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni di terzo settore che sono presenti all'interno di istituti che cercano comunque di trovare sempre forme di collaborazione. I nostri operatori in particolare vanno su spinta volontaria, quindi con forte grado motivazionale,
Chiaramente da parte nostra c'è una formazione specifica e un monitoraggio su quelli che sono i loro strumenti pedagogici, educativi, insomma, che vanno ben oltre la loro preparazione tecnica. Questo è fondamentale perché spesso ci si trova di fronte a situazioni che richiedono una maggiore sensibilità nell'approccio anche all'insegnamento della pratica motoria. Io ricordo, vi racconto questo aneddoto che però è abbastanza significativo. Ci sono anche ragazzi che non sanno nuotare, pur essendo, come dire, vicini alla maggiore età, quindi ci troviamo di fronte anche a persone che per restrizione della loro vita e per situazioni che riguardano la loro formazione, come dire, si ritrovano per la prima volta a cimentarsi con l'acqua e con le dinamiche che accadono, e quindi la presenza di istruttori e di assistenti bagnanti serve anche a motivarli per imparare qualcosa che riteniamo fondamentale nell'alfabetizzazione motoria di qualsiasi individuo. Quindi questo non è un fatto secondario, anzi, è un fatto importante perché si vincono poi anche determinate paure e si affronta meglio il rapporto con se stessi. Ecco, prima di salutarla, volevo chiederle, prima di incominciare, che tipo di risposta vi aspettate dai ragazzi? Nel senso, immaginate che possano accogliere con entusiasmo questo tipo di proposte, magari inizialmente saranno un po' più restii e quindi sarà più importante farli bene comprendere quello che è il fine del progetto. Guardi, non sempre è facile iniziare un percorso dove la formazione sportiva, l'insegnamento sportivo sia automatico, anche perché, come puoi immaginare, le storie e i vissuti personali possono essere complessi. Dall'altra parte, spesso c'è nel movimento una sorta di magia che viene data dal fatto che quando ci si muove, al di là dei linguaggi, si raggiunge velocemente forme di comunicazioni immediate. Questo viene particolarmente, diciamo, osservato negli sport di squadra, dove magari persone che non hanno, diciamo, un grado di relazione all'interno dell'istituto, poi giocando, quindi cimentandosi negli aspetti del gioco e dell'attività vera e propria, permettono di abbattere delle barriere che possono essere di tipo culturale, ma ancor di più a volte sociali, che sono tra l'altro quelle barriere che noi tendiamo ad abbattere con molta determinazione. Grazie mille, grazie a Antonio Iannetta, dirigente WISP, che ci ha presentato la rete nazionale WISP per le carceri. A Grazie risentirci. a voi, buona giornata, Buona arrivederci. giornata.